Il secondo nostro mondo è il mondo del design. Questo è venuto un po' per caso, eravamo in viaggio di nozze, io e mio marito, e ci siamo innamorati di questo oggetto qua, che è un oggetto abbastanza particolare. Eravamo al MoMA, New York, e questi due designer erano appena stati premiati per aver creato delle soft house che permettevano di notte agli homeless di New York di poter creare delle case che si aprivano e si aprivano, si ripiegavano la sera. Questi qui sono dei soffietti di carta, quindi 5 metri si riducono in dimensione di un libro. Ed era una cosa molto, molto, molto bella, molto suggestiva come prodotto. Sa di fatto che la tappa successiva del nostro viaggio fosse Vancouver, dove studiava la sorella di mio marito. E lì a Vancouver abbiamo detto: beh, sono di Vancouver, proviamo a vedere dove sono questi, perché il progetto è molto bello, vediamo se hanno uno showroom, magari li conosciamo meglio. Lì ci siamo, siamo piombati praticamente a casa loro, perché erano ancora neonati anche loro, e quindi avevano questo prodotto e poco altro, e ci siamo offerti per portare questo prodotto in Italia, senza sapere in realtà che cosa ne avremmo fatto. Poi a distanza di qualche anno, che loro sono cresciuti, noi abbiamo cominciato subito portandoci a casa un muro che non sapevamo dove mettere, perché entrava dalla porta di casa e usciva dalla finestra, praticamente non riusciva neanche a aprirlo tutto. E così abbiamo cominciato a presentarlo anche qua in Italia, abbiamo creato un'azienda che lavora solo ed esclusivamente per Moro, quindi siamo diventati il loro partner adesso su tutti i noleggi grandi in tutta Europa, e qua a Bologna abbiamo una realtà che proprio fa pick and pack e gestisce solo questo prodotto, che è molto particolare, un prodotto molto costoso, che va moltissimo al mondo della moda, quindi da showroom, sfilate, vestimenti di vetrina, gallerie d'arte, cose di questo genere. Ci ha aperto delle strade interessanti, nel senso che magari noi non avremmo mai raggiunto Louis Vuitton o Armani con il mercato nel quale stavamo operando, però il fatto di essere i rappresentanti di questi prodotti in Italia ci ha permesso di entrare in contatto con un contesto molto interessante e che ci ha aperto connessioni e link utili.